stomaco 34, giustamente qua. Se vado a colpire qua, anche lui dà il suo fastidio. Stomaco 40. 40, 40. E il 34 sotto può essere? E 34, sì. No, se quello è 40 va. Ok, può guardare il numero a casa. In mezzo qua c'è un posto. Oh, c'è un stomaco. C'è un punto di stomaco. Qua laterale verso l'esterno, stomaco 40. Verso l'alto. Nella parte interna. Rene 9, interno è qua. Anche questo non sono proprio sicuro del numero, guardatevi di là. L'importante è la zona. Ok? I numeri vanno bene per parlare la stessa lingua. Ok, dico polmone 8, tutti quanti siamo dove siamo, dove sono. Però io li ho imparati una volta sapevo tutti, poi mi dimentico, cosa da fare, perché? A me sì, sì. L'importante è sentire dove sono. Ok. E io credo che in base li abbiamo visti tutti. Ok? Quindi, qualcuno vuole un ripasso? Hai il filmato, prendete uno alla volta e lavorate. Una lezione solamente un punto, tutte le tecniche adesso quel punto, questo è un buon sistema per andare avanti. Vedi che nella lezione dopo cambi punto sicuro. Esatto. Il buon sistema è non farne. Questo l'ha ricordato la vita. Sì. Un buon sistema per allenarsi è non farne 20 ogni volta, ma prenderne uno e provarlo a mettere in questa situazione, anche se non è la tecnica precisa, perché questo ti memorizza come arrivare e dopo capire qual è quello per. Per me che sono uno che ha meno esperto di voi, le direzioni. Sì. Come fai a ricordarti punto per punto ogni direzione? Allora, punto guarda il filmato. Un punto alla volta, guardi il filmato. Dopo un po' di pratica. Esatto, allora diciamo che ogni punto ha delle sue caratteristiche, però in linea di massima tu devi schiacciare il nervo contro l'osso e stirarlo. Ok? Se il nervo è qua, diciamo che... c'è un'indicazione di massima su... Tu guarda il meridiano, ok? Hai sempre tre possibilità, puoi comprimere, puoi stirare verso una parte o stirare verso l'altra, ok? E sono le tre direzioni dove puoi andare, se vai dall'altra parte non funziona uguale. Però, ad esempio, questo funziona bene dentro e verso il basso, cioè delle tre direzioni ce n'è una che è la migliore. E lì è solamente una domanda, già. Praticare. Dire, vado verso l'articolazione più vicina, come direzione. Se c'è qualche indicazione massima. Perché in quel caso lì vai verso l'articolazione vicina, quando c'è il triplice scalatore. Vai verso l'articolazione più vicina. Polmone 5, vai verso il polso. Non c'è una regola che funziona tutto, sono sempre facilissimo. Okay. Diciamo che, ma non è una linea generica, le mani vanno verso le dita, vanno verso fuori. Okay. Le gambe anche vanno verso il basso. Okay. La testa anche va verso il basso. Se tu vai verso il basso incrociando la parte migliore, il busto no, il busto è un po' più difficile. Però lì è lo studio di Kyushu, devi parlare punto per punto e praticare e capire qual è l'angolo migliore. Okay. Puoi andare un po' dappertutto, però non c'è lo stesso effetto. Quando lo senti, lo provi. Solo pratica. Sì. E lì la qualità della conoscenza dei punti, perché tutti quanti possono trovare i punti. Guardi una cartina e sai i punti. Benissimo. Ma se non sai come azionarli, sai che c'è il punto, ma non hai nessun effetto. E lì per forza devi... venire qua da me, se no cazzo ci mando il libro grande Gianluca grande. È la verità, comunque.